Te metti una pentola con dell'acqua, poi dentro ci butti un'altra pentola e poi ci butti il composto sopra. Benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e soprattutto sono anche un pazzo disperato con problemi di personalità multiple. Infatti oggi voglio provare a ritirare fuori il cuoco slash chef slash scienziato pazzo e provare a fare con voi la ricetta originale della Coca-Cola. Che è la Coca-Cola? No, quella l'ho già fatta, cliccate qua e andatela a vedere. Io devo fare quella della Nutella oggi. Hello, Gesù! Oggi riproveremo a fare la ricetta originale della Nutella. Per chi non lo sapesse, la mia religione è la Nutella. Ma forse l'avevo detto anche della Coca-Cola. No, però la mia religione è la Nutella. Infatti, mi è stata vietata dalla mia nutrizionista, tanto che se ho perso 10 kg è anche per il fatto che non mangio Nutella da veramente tanto tempo. In realtà fino a poco tempo fa, perché per questioni scientifiche ho comprato un nuovo vasetto di Nutella e ne ho mangiato, oh mio Dio, ma mi ero dimenticato tutto, un raptus, l'ho svuotato. Che ho scoperto una roba, voi lo sapevate che i gianduiotti, sapete quei cioccolatini là che sono tutti un po' sbrodolosi, che li fanno, dove che li fanno? Sono torinesi, i gianduiotti, non lo so. È l'origine della Nutella, cioè praticamente ho scoperto che la Nutella è nata perché eravamo poveri. Cioè vuol dire che dalla povertà può nascere qualcosa. Il cacao era difficile da reperire, però eravamo pieni di noccioli in Italia e quindi il signor Ferrero, Enrico credo, non lo so, aveva un nome così tipo un po' da torinese, si è inventato di mescolare quel poco cacao che aveva con un sacco di nocciole e fare una bella sbrodaglia per fare la crema gianduia. Gli hanno cambiato il nome, gli hanno dato un nome un po' esotico, un po' inglese, nut, vuol dire nocciola, e l'hanno fatto diventare la Nutella. Ad oggi la Nutella è composta principalmente da olio di palma, zucchero, un po' di nocciole, un po' di cacao buttato lì, ma in realtà ci mangiamo solamente olio di palma e zucchero. PS, io non dirò niente contro l'olio di palma, niente contro lo zucchero, io amo tutto questo, signori Ferrero, se mi volete sponsorizzare, io amo l'olio di palma, non me ne frega niente del resto. Quindi partiamo dall'inizio. Nocciolotte, servono 80 grammi di nocciole tostate. Se non le avete tostate, le buttate nel tostapane. No! Le mettete in una padellina per 5 minuti. Queste qua le ho già comprate tostate perché io credo nei supermercati e nel consumismo. 80 grammi quanti sono? Oh no, devo misurare con questa schifezza, la odio. Ok, queste qua sono tipo 80 grammi. Scioccante, pensavo che fossero... Vorrei tanto assaggiarlo, ma non posso. Ah, PS, la ricetta l'ho trovata online. Come se qualcuno potesse mai pensare che me la sono inventata io. Le buttiamo dentro al frullatore. Ora ci saranno anche 80 grammi di zucchero di canna. In realtà la ricetta originale c'era scritto prima di frullare lo zucchero di canna e poi le nocciole, però io non credo in questa cosa, cioè cosa vuol dire? Tanto le devi mescolare insieme, tanto vale frullarle insieme, no? O sono veramente molti di più di 80 grammi? Chi è che ributta dentro questa roba adesso? Tosca, non è che vuoi dello zucchero di canna? Dove lo butto? Ah, facciamo così. Ok, quello che vi avanza, buttatelo qua. E lo buttate qua. Mettiamo il turbo! Ma come ho detto mettiamo il turbo? Ma che... Ah! Allora, io ho tanta ansia, non so se sarà capito. Ehi, calma. È già cremolosa. Se voi frullate le nocciole, dopo un po' cominciano a fare l'acquetta, che è una stronzata perché non è vero. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto. Comunque io trovo allucinante che il mio canale sia diventato Mac Cucino. Chi l'avrebbe mai pensato? Cioè, vi rendete conto che ci sono alcuni miei video dove cucino queste porcherie che hanno talmente tante visual che un po' mi vergogno. Mi sento in imbarazzo perché ci sono dei canali che veramente sanno cucinare che non fanno le visual dei miei video, che già li meriterebbero. Continuate a guardarmi perché la mia professionalità merita queste visual pazzesche. Non so che pezzo ho perso, però vabbè, chi se ne importa, adesso dopo lo ritroverò. Sa che è un pezzo importante perché stanno uscendo i pezzi. Allora, mentre questa cosa continua a macinare, io metto 120 ml di latte e lo portiamo a bollore. Io ho preso quello senza lattosio perché non voglio andare in bagno. Prendo 100 grammi di cioccolato al latte e 100 grammi di cioccolato fondente. Perché?
perché c'era scritto una ricetta. Questi qua sono 200 grammi, quindi se spezzo a metà sono 100. L'avete capito che la mia regola è cercare di utilizzare il meno possibile le cose per misurare? Io odio le cose da misurare. Io cerco... Anna Maria! Chi è Anna Maria? Questo qua è un po' squacquaroso. Vorrei tagliarlo a finemente con un coltello per buttarlo poi dentro il frullatore, però... Faccio quello che voglio, scusa, cioè, se la gente voleva vedersi qualcosa di professionale si guarda Masterchef, di sicuro non me. Secondo voi scoppia tutto? Cioè, non c'è tempo da perdere, dai. Qua non gira la faccenda. Forse dobbiamo aggiungere il latte. Gesù, dammi la forza. Com'è bello sguarattone. Di giuro non riesco a non usare il latte, è una cosa disgustosa. Ma chi è che si mangia, la roba che esce dalle tette delle mucche? Ma perché la beviamo? Vai. Poi non ha neanche tanto un bello aspetto. Sembra un po' la cosa digerita da un bambino. Ma quando ormai è finita nel pannolino, capito? Oh, com'è profumoso. Sa di roba marcia. Allora, adesso, sperando che tutto quanto vada bene, perché non lo so, aggiungiamo l'olio. La tipa della ricetta, che è Cucina Geek, credo che si chiami, santa donna, sempre sia nel mio cuore, aggiunge olio di nocciolo. L'unica cosa che ho trovato simile è l'olio di arachide. Alla fine è sempre tipo una cosa tipo nocciolina, no? Cioè, sempre la stessa roba. E 3 cucchiai di questa roba. Allora, io ve la faccio vedere. Non lo so. Cioè, è tipo una poltiglia stradensa. Ho anche paura di assaggiarla perché secondo me è tossica. No, penso che sia tossica. Ma come fa a essere così densa? Vabbè, fatto sta che adesso gli do un'altra frullatina e poi la devo mettere sul fornello. A bagnomaria. Non va. Ecco perché Maria. Una visione. La devo mettere a bagnomaria finché non scrive. L'ha detto la tipa, non so cosa vuol dire, non so perché la Nutella scriva. Però mettetela a bagnomaria. E quando ha sentimento, secondo voi va bene, allora è pronta. Adesso la mettiamo a bagnomaria. Ma non stavo per accendere quel cucchiaio dentro. Gesù, per fortuna non mi hai fermato. Per fortuna non mi hai fermato. Se vi state chiedendo cos'è un bagnomaria e non un bagno Filomena, è quando praticamente metti una pentola con dell'acqua, poi dentro ci butti un'altra pentola e poi ci butti il composto sopra. No, ma che cazzo, raga, non mi dite niente! Ma perché nessuno mi ha detto questa roba? Ma con chi sto parlando? Oh, santo cielo, perché sta uscendo tutto quanto dal culo? Oh no, cosa ho fatto, raga? Se vedeste per terra sembra che la Tosca abbia fatto la numero uno. Allora, scoop, ho scoperto che se tiri via il tappo del frullatore salta tutto. Raga, c'è Nutella ovunque. Ma che cazzo ho fatto? No, Jesus Christ, per una volta che viene una roba buona. Ma che cazzo sta facendo? No, ma perché esce tutto da lì? Ma che cazzo? Ok, rovesciate la roba qua dentro, raga. Oh, un po' ne è caduto anche nel bagnomaria, che bello. Mettete qua questa cacatona e lasciatela lì a mescolarsi. Perché sono così deficiente? Ma perché? Giuro, io mi impegno. Ma come? Ma chi lo sapeva che si stacca? Ma si stacca a pezzi, supposo. No, vabbè. Che ignorante. Chi è che ha fatto la cacona? Nessuno, è Nutella. Come faccio battute che rido solo io, però qua? Perché si muove? Ma era previsto che si muovesse. Come si fa a capire se scrive la Nutella? Non ci siamo, raga, no, proprio per niente. In più è tanto densa. Vabbè, sentite, la trasferisco qua nel barattolo, la lasciamo raffreddare, che si è visto, si è visto. Hello, signora, scenda. Com'è bella sguarattona. Allora, qua abbiamo il mio risultato finale. Abbiamo anche il confronto con la Nutella. La Nutella è molto più cremosa, mentre la mia crema gianduia è molto molto densa. Cioè, tanto che se io adesso rovescio il cucchiaino con la Nutella scenderà. Questo chi lo muove più?
non fa così schifo. Ah, che buona! Ma che cazzo! Un cucchiaino di questo equivale a un piatto di pasta. È molto, 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 molto densa. Forse un po' di zucchero in più ci sta anche bene. Io avrei messo meno cioccolato. Assaggio la Nutella. Ah, ora ho capito. Ora mi è tutto chiaro. Mi sa che anche se questa qui è fatta con ingredienti migliori, scelgo questa. No, che ce la farei? Mi piace l'olio di palma. Ti accorgi che la Nutella è fatta veramente con tanto zucchero. Cioè, questa a confronto è salata, tipo, non è cattiva. Non posso dire che sia cattiva, assolutamente no. La Nutella è una roba diversa. La Nutella è quella tua amica che ti porta a fare le cose proibite. Mentre questa qui è quella che va in chiesa. Questa qua è quella che al mercoledì va a catechismo. E questo è tutto, raga. Fatemi sapere giù nei commenti se avete mai provato a fare la Nutella in casa. Io adesso andrò a piangere perché avrò ingerito penso 200 milioni di calorie assaggiando tutta questa roba. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. C'è un nuovo video di martedì e comincio il sabato alle 10:30, 38 giovedì. Ma questo non sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao.